Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi una novità di Tableau della versione 2020.1. Tableau ha ulteriormente migliorato questa nuova funzionalità già aggiunta nella versione 2019, chiamata Interpreta i dati. Ora scopriremo quindi cosa è stato migliorato. Partiamo costruendo uno scatterplot. Prendo il profit ratio e lo porto in colonne, mentre il profit lo porto in righe. Spezziamo il tutto nei dettagli per product name. Ci apparirà quindi il nostro scatterplot. Clicchiamo su un punto particolare, in particolare prendiamo questo, e ci apparirà un'iconcina a forma di lampadina in cui ci verrà suggerito l'interprete dei dati. Clicchiamoci sopra e ci apparirà una finestra, la quale spiegherà nel dettaglio alcune piccole analisi. In questa finestra, infatti, viene spiegato cosa comporta il campo selezionato, ad esempio questo punto. In questo punto la somma di profit è superiore al previsto e ci vengono fornite le spiegazioni possibili. Per quanto riguarda le novità, la prima novità è che la finestra è ingrandibile e si può spostare a nostro piacimento. Si può anche inoltre navigare nel dettaglio del record selezionato e visualizzare tutte le informazioni di quel record facilmente. Infatti, come vediamo, in questa riga la somma del profit, la category, la città e via dicendo. Un'ulteriore miglioria è l'aggiunta dello status bar qui in basso, in cui vengono riportati i campi considerati. E inoltre, in basso a destra, cliccando sulla I, ci verranno fuori ulteriori informazioni. Infatti, in base all'indicatore che abbiamo selezionato, Tableau ha eseguito un'analisi statistica dei dati della vista e ci mostra le spiegazioni possibili per il valore dell'indicatore selezionato. In particolare, in questo punto vengono considerati 10 campi, mentre i 14 vengono non inclusi, e ci spiega anche quali sono. Un'altra miglioria è quella che nei dettagli del record si possono visualizzare i dati completi, cliccandoci sopra, aprirà la vista dei dati. Clicco su dati completi e appariranno tutti i dati considerati in quel punto. Un'ulteriore miglioria è l'aggiunta di grafici qui sotto, come ad esempio la distribuzione dei valori in riga entro la somma di profit, o non so, la differenza tra profit e profit ratio. È possibile anche portare questi grafici in un foglio a parte, cliccando qua. Così facendo apparirà un nuovo foglio in cui viene mostrato il grafico proprio dentro la finestra analizzata. Per oggi è tutto. Ciao a tutti.